And our next speaker is Patrizio Polotti, so I invite him to the stand. Buongiorno, grazie a tutti. Sono molto lieto di poter condividere con voi qualche idea sullo sviluppo, la crescita, l'evoluzione, partendo dall'idea di io, noi e l'altro da noi. Vorrei che ci concentrassimo per un attimo su un'idea semplice. Il futuro del mondo dipende dalla nostra interiore evoluzione, quindi dalla nostra capacità di contenere in noi stessi le due parti che ci compongono. Quella parte limbica e rettile, come vedremo poi che Rita Levi-Montalcini chiama responsabile delle nostre azioni violente e reattive, e l'altra parte, molto più recente, neocorticale, che ci permette di valutare e di imparare dai nostri errori, ma soprattutto di costruire una capacità prefigurativa, l'unica che ci consentirà domani di realizzare ciò che oggi abbiamo visto e che nel nostro percorso di vita abbiamo perseguito con un impegno assoluto totale. Questo processo che vi sto descrivendo non è null'altro che quello che potremmo chiamare il processo della educazione, no? Quindi dell'ex ducere, del tirare fuori da noi il meglio di noi, che deve concludersi poi in una condizione evoluta, l'eccellenza, non intesa come meta, come punto di arrivo, ma come modello a tendere. Quindi come la capacità per ogni singolo individuo di confrontarsi costantemente con se stesso in relazione all'ambiente che lo circonda, riuscendo a percepire la domanda che l'ambiente gli pone è rispondere ad essa in modo migliorativo, accrescitivo, in modo da dar senso al suo essere presente all'interno del consesso sociale e grazie a questo portare il suo personale contributo. Per farlo, velocissime idee perché il tempo è davvero breve. A me piace sempre partire da questa immagine. Quando l'uomo incontrò per la prima volta questa installazione sulla sua strada, seppe che in quel luogo era passato un suo simile. Bene, questa immagine che stiamo condividendo è molto di più di una semplice pila di pietre, è un'azione volontaria, quindi esprime la nostra capacità non solo di essere creativi, ma di aver riflettuto comprendendo noi stessi e di aver agito con una finalità specifica, quella di far sapere all'altro che esistiamo. Quindi è molto di più della semplice esistenza in vita, è un progetto di vita questa installazione. Il progetto infatti per l'uomo e per il superamento delle sue difficoltà inizia dalla comprensione del proprio io. Potremmo qui vedere in maniera semplice, molto semplice, l'io come la capacità dello sviluppo, letteralmente sciogliere i nodi. Quindi l'io per ogni persona è la capacità di restituire a se stessa la piena misura delle sue capacità, la piena misura delle sue facoltà, il pieno sviluppo dei suoi sensi, gli unici in grado di dargli una percezione della realtà meno falsata di quella che abbiamo, cioè l'unica che ci può permettere di sottrarci alla condizione stimolo-risposta e portarci in una comprensione, in una condizione diversa, stimolo-comprensione della situazione-risposta. Se non ci sarà questo processo, se non ci impegneremo ad affermare in noi questa capacità, che è comprendere prima di rispondere, il mondo non potrà cambiare e la disparità sociale nella quale tutti siamo immersi, di cui tutti siamo corresponsabili, non vedrà un futuro diverso da quello che oggi ci si impone. Michael Gazzanica, un importante neuroscienziato, afferma che oggi sappiamo che nell'emisfero sinistro c'è una parte di questo dedicata continuamente a giustificare le nostre azioni, rendendoci consapevoli di cosa stiamo sperimentando e del perché stiamo agendo, ma anche di cosa sperimentano gli altri e del perché delle loro azioni.
Bene, Gazzanica però afferma anche un'altra cosa molto importante, che il modulo giustificatore, l'interprete, ha un compito molto importante, quello di rendere coese le nostre azioni che spesso non lo sono affatto, sono invece frammentarie e contrastanti, al fine di darci il senso di integrità. Bene, che cosa può spostarci da questa condizione di menzogna e portarci alla dimensione di maggiore verità, quindi di contatto maggiore con la realtà? Gazzanica lo esprime in maniera semplicissima. La qualità dei dati che riceviamo. Questo è il primo punto fondamentale, rinunciabile per un processo educativo. Bisogna dire la verità, proporre il vero. Non bisogna quindi accettare falsificazioni né illazioni. Bisogna cercare di trasferire e di comunicare in un contesto di relazione autentica, non accettando quindi la falsificazione che deriva dai nostri bisogni, dalle nostre personali necessità. Il noi, la crescita, quando noi riusciamo a comprendere la dimensione del nostro io come qualche cosa di non costretto in se stesso, quindi non costretto nella relazione di bisogno, possiamo accorgerci che intorno a noi esiste un altro e che la nostra vita è indissolubilmente connessa a quella dell'altro. Questa scoperta, potremmo chiamarla, deve rinnovarsi ogni giorno e deve trovarci pronti a rinunciare a parte delle nostre convinzioni per accogliere non quelle dell'altro, ma l'altro, così come egli è nel suo momento personale individuale della sua storia. Quindi questo incontro è ciò che può produrre la reale novità della relazione. Questa novità la possiamo chiamare crescita, perché in realtà è esattamente questo. Crescere significa infatti confrontarsi con uno spazio più ampio e nella sua grandezza complesso. Quindi il processo di crescita è un processo di gestione della complessità. L'evoluzione, l'altro da noi. Oggi tutto ciò di cui ho sentito parlare in questi giorni, di cui credo sentiremo parlare anche nelle prossime ore, ha un elemento centrale condiviso. Lo spazio, il pianeta che non è più mio o tuo o di qualcuno, ma è di un insieme che definisce se stesso specie apice su questo pianeta. Cosa molto complessa essere specie apice di questo pianeta, perché lo vedremo fra un po', l'idea di essere in questo ruolo prevede la piena responsabilità di esso, quindi la gestione della complessità che essere specie apice nella relazione planetaria comporta. L'altro da noi, la gestione dell'ambiente con il quale conviviamo, in realtà a me piacerebbe sottolineare dal quale dipendiamo. Infatti la nostra vita è tale e può manifestarsi semplicemente perché gentilmente questo pianeta ci sostiene, ricevendo da noi fino ad oggi non altrettanta gentilezza, non altrettanta sapienza, non altrettanta chiarezza relazionale. Infatti fino ad oggi abbiamo pensato che il nostro essere specie apice ci permettesse di sfruttare le risorse del pianeta, non di gestirle, non di interagire con esse. Questa mentalità deve assolutamente essere rinnovata, cambiata, e il pianeta stesso ci sta spingendo in questa direzione. Infatti la scarsità di risorse e soprattutto la sua incoerente distribuzione spinge molte popolazioni su tutto il globo a vivere una vita di stenti e di difficoltà. Il ruolo della nostra specie, se vogliamo ancora pensare di essere specie apice sul pianeta, non può che essere quello di impegnarci nella ridistribuzione coerente di queste risorse, nel rispetto della loro rigenerazione.
I fenomeni migratori, una parola sui fenomeni migratori che credo propedeutica a ciò che sto per andare a dire. Le persone migrano non perché amano farlo, alcune, gli esploratori migrano perché amano farlo, perché la curiosità è come un fuoco che li divora e quindi li costringe ad andare oltre le colonne d'Ercole, ma la migrazione di cui parliamo in questo luogo non è di questo tipo. È una migrazione di stato di necessità. Quindi questi uomini migrano per necessità e purtroppo, in questa slide è chiara la situazione, l'ambiente, il contesto e le circostanze che dovrebbero essere in grado di favorire lo sviluppo, la crescita, l'evoluzione dell'essere, invece si mostrano ostili, generando uno stato di grande tensione e bisogno, non dirò altro. 12,3 milioni di persone, praticamente 2 persone ogni 1000, sono in questa condizione di tratta di esseri umani, cioè sono considerati non persone ma business. È una condizione complessa da contenere, c'è qualche cosa dentro di noi, dentro ognuno di noi, che si ribella a questo. Bene, possiamo sentire questa repulsione, possiamo sentire questa indignazione, ma ciò non basta, bisogna invece provare a fare qualche cosa di concreto. Vado alla chiusura con l'idea di rete neurale espansa. La soluzione non è certamente nel singolo, la soluzione è nel confronto con l'insieme. A me piace dire che voi che mi ascoltate in questo momento siete la mia soluzione, nella misura in cui io riesco a contenervi come mia rete neurale espansa, quindi come se foste parte di me stesso, parte della mia capacità di comprendere la vita. Ma qual è l'elemento che mi consentirebbe di arricchirmi della vostra esperienza? Solo la relazione. Il confronto. L'elemento del futuro è nella comunicazione relazionale, in un processo che educhi il singolo come l'insieme a comunicare, mettendo al centro di questa comunicazione, che non è semplice spostamento di saperi o di dati, la relazione. Quindi con un fine preciso, quello di arricchire l'altro del proprio bagaglio personale. In questo modo potremmo affermare di vivere o di provare a vivere molte vite nella nostra vita, moltiplicare così il tempo del nostro esistere. Soltanto questa capacità di acquisire dall'altro il suo sapere ci permetterà di trovare soluzioni alle sfide di domani nuove. Volevo chiudere, se ho ancora un minuto, con ruolo, responsabilità, priorità, delega, controllo. Eccoci qui. Questo schema che vedete è uno schema semplice, parla del ruolo della singola persona, del singolo individuo. Il ruolo di ogni singolo individuo si confronta in modo immediato con un concetto, controllo. Che cosa ognuno di noi deve essere in grado di controllare in se stesso per l'insieme? Le proprie emozioni negative, la propria aggressività. Ognuno di noi deve essere impegnato nel controllare all'interno di sé l'aggressività e di promuovere e proporre all'altro il meglio di sé. Questo è il processo dell'eccellenza. Spingere fuori non tutto ciò che c'è in me, non la mia dimensione reattiva, direbbe Rita Levi-Montalcini, ma la mia dimensione cooperativa, offrendo all'altro costantemente soltanto il meglio di ciò che sono, cioè il meglio delle mie capacità. Delega all'insieme il mio costante arricchimento, con una finalità precisa, stabilire delle priorità che permettano vantaggio, il mio vantaggio all'interno del vantaggio dell'insieme, e alla fine comprendere che questo è la mia capacità di rispondere alla vita, responsabilità, letteralmente dare risposta. Questo stesso processo però lo possiamo vedere nelle grandi organizzazioni. Concludo con
il circuito inverso. Le grandi organizzazioni hanno il compito di decidere sulle sorti del mondo, quindi è loro l'impegno di trovare la risposta, di dare la risposta, ma per farlo devono stabilire un calendario di corrette priorità. Per farlo devono delegare all'insieme la raccolta dei dati. Devono riuscire a ricevere da organizzazioni come queste ciò che queste organizzazioni hanno raccolto nel mondo, nella periferia del loro agire, e portarlo al centro. Soltanto in questo modo potranno controllare che lo sviluppo sociale sia veramente a servizio del ruolo che la nostra umanità ha su questo pianeta, convivere con esso, conservandolo meravigliosamente. Chiudo con questa frase di un filosofo scozzese, non posso parlarvi delle buone prassi purtroppo, ma con questa frase sono certo di farvi un regalo. Arriva fin dove riesci a vedere, giunto là potrai vedere più lontano. Grazie.